fragoline, nuovo video. Allora, questo è un video di come pulire il forno. Io ho usato tre prodotti, ovviamente vi faccio vedere i due prodotti che ho usato e che ho fatto le clip, così vi faccio vedere quale dei tre funzionano per il forno e poi vi faccio vedere un prodotto che è praticamente il terzo dove mi sono trovata bene a confronto di questi due prodotti che vi farò vedere le clip. Allora, io sto morendo di caldo ma non posso aprire la finestra perché sennò sentite rumore, cioè le macchine che passano eccetera, per cui vabbè, facciamo un po' più veloce. Allora, prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e se ne volete altri, seguirmi su Instagram che ve lo lascio sempre qui nei video e sempre sotto in tutti i video quando io pubblico. Credo che ho detto tutto e quando avete fatto tutte queste cose iniziamo il video. Allora, i prodotti sono tre per il forno, però ce n'è un altro che lo uso per il vetro del forno, ovviamente. Allora, iniziamo da questo prodotto che si chiama Mr. Magic Lavaforno. Se vedete la scritta qui, vi spiegherò più avanti perché c'è la scritta. Comunque, questo Mr. Magic Lavaforno e barbecue praticamente l'ho preso da acqua e sapone e in poche parole l'ho pagato 2 euro. Da quello che c'è scritto praticamente è vegetale e agisce a forno freddo. In poche parole non mi sono trovata tanto bene, non ha funzionato perché non ha pulito il forno come doveva essere. Poi vabbè, per 2 euro, diciamoci la verità, che è normale che secondo me non ha funzionato, per cui questo prodotto non ve lo consiglio, ma vi faccio vedere una clip che ho fatto, che adesso vi metto qui, così almeno vedete il prodotto, cioè che non funziona in poche parole e che io non mi sono trovata bene, per cui questo è un prodotto bocciato e io vi consiglio di non comprarlo perché non ha fatto come doveva fare, in poche parole. Adesso io vi lascio la clip di questo prodotto e di come si usa e poi vi parlerò di un altro prodotto, per cui vi lascio la clip. Ok, le clip ovviamente saranno cortine perché non sono stata lì a spiegarvi o eccetera, ma vi faccio vedere solo se il prodotto funziona o non funziona. Passiamo al terzo prodotto. Il terzo prodotto che ve lo faccio vedere sempre nella clip perché adesso qua non ce l'ho buttato, è un prodotto dove c'era scritto che
il forno lo faceva bello pulito. Quello, se non sbaglio, l'ho pagato 15 euro o 20, non mi ricordo, però era leggermente un po' altino il prezzo. Dato che sembrava un prodotto buono, l'ho preso e l'ho testato. Non è che ha funzionato come volevo io. Per cui sono rimasta un po' così così, ma non mi è piaciuto neanche quello, per cui anche quel prodotto bocciato, mi sto impappinando. Comunque vi lascio la clip, vi faccio vedere che anche questo prodotto non è buono, per cui vi lascio la clip che è meglio. Questo Meng cura forno volevi pulire anche qua. Madonna. Ti do un po' di luce. Ce l'ho già. Niente. Sacco. Un po' funziona però. Abbiamo staccato il vetro e l'abbiamo pulito dentro perché qua c'è la fessura. E adesso abbiamo pulito anche questo, però non è che sia venuto così tanto pulito perché non riusciamo a tirare via queste macchie qua. Però meglio di prima, sì. Adesso facciamo il fuori. Ovviamente per fare il vetro uso lo spray, questo qua dei vetri. Mostrato tutti questi prodotti, cioè tutti, due prodotti che non mi sono trovata bene per il forno, passiamo a un prodotto veramente buono e ottimo che pulisce come si deve il forno. Allora, come vi dicevo prima, qui c'è una scritta che ho praticamente scritto, vabbè, non è la mia scrittura, ma vabbè, comunque c'è scritto su Magrill. Perché in questo, quando ho finito questo prodotto, ci ho messo un altro prodotto dentro a questo spray. Per cui il prodotto che è dentro lo spray è questo, perché come vedete questo è bello grosso. Questo è da 2 litri e dato che mi serviva uno spruzzino, l'ho messo qua dentro. Per cui ho scritto su Magrill perché così almeno so che è questo di prodotto, in poche parole. E l'ho messo qua. Per cui questo è l'unico prodotto che mi sono trovata bene. Se non sbaglio costa 25 o 20 euro, adesso mi ricordo però su quella cifra lì. Ne vale la pena perché è ottimo e ovviamente si chiama Sumagrill. Questo dovete spruzzarlo e lasciare agire per 5-30 minuti e poi ovviamente con la spugna lo levate. Praticamente un detergente per forni e grill. Infatti, come vedete, è quasi a metà perché l'abbiamo usato e diciamo che io mi trovo veramente bene con questo. Adesso ve lo faccio vedere sul forno, che ovviamente è sporco. Vi faccio vedere il prima e il dopo. E dato che il mio forno c'ha lo specchio, io uso questo prodotto per lo specchio, che è il prodotto che vi ho fatto vedere in un video dove praticamente parlavo di Kleani, ed è un prodotto multiuso che va bene secondo me anche per gli specchi, per cui provo
questo sullo specchio del forno. Iniziamo, vi faccio vedere il prima del forno che è un pochettino sporco e poi vi faccio vedere il prodotto come funziona e vi faccio vedere che è un ottimo prodotto perché con questo veramente mi trovo bene. Io ve lo faccio vedere ancora perché se volete acquistarlo, se non sbaglio lo potete acquistare dove vendono le cose tipo delle pulizie. Oppure sul sito, credo che lo trovate, io l'ho preso nel negozio qua, comunque in poche parole. Comunque, detto questo che parlo fin troppo, vi faccio vedere il prodotto, come si usa e come agisce. Scusate se ho aperto la finestra, ma sto schiattando, per cui devo per forza aprirla. Comunque, questo è il forno, ovviamente c'è anche lo specchio. Per cui questo lo puliamo dopo perché anche questo è un po' sporco e vi faccio vedere che tiro via questi stacchiamo questi qua così almeno li puliamo bene, infatti con semplicità si staccano. Ok, per cui vi faccio vedere il prima, che come vedete è un po' sporco, diciamo che l'abbiamo pulito, ma volevo farvi vedere praticamente come funziona, infatti qua è ancora un po' più sporco, vediamo, per cui lo proviamo, lo spruzziamo sopra, lo faccio agire per 5 minuti, è praticamente una schiuma che voi spruzzate. Allora, è tossico, per cui ovviamente dobbiamo stare attenti. Dunque, si spruzza dove è necessario, perché tanto basta solo spruzzare poco, come ho fatto io. Lasciarlo agire 5 minuti, perché credo che 5 minuti bastano. Se no, se non va bene, 5 minuti, aspettate 30 minuti. Per cui lo facciamo agire per 5 minuti. Intanto ho preso la spugna perché tanto dobbiamo solo passarlo sopra. Non c'è bisogno... Se volete la lavate, però di solito io ce lo passo sopra. L'odore è forte perché questo prodotto appunto è un prodotto forte per levare via tutte le cose diciamo sporche. Però intanto che aspettiamo che fa il suo lavoro per 5 minuti facciamo il vetro, così vi faccio vedere il vetro. Puliamo il vetro intanto che aspettiamo 5 minuti. Allora lo apriamo, ci spruzziamo sopra. Con il panno asciutto e non bagnato lo passiamo. Come vedete in pochi minuti quando avete passato si asciuga subito. Come vedete adesso è più pulito lo specchio. Vabbè, qui è proprio fatto così comunque. E poi facciamo anche la stessa cosa qua. Lo spruzziamo. E in 2 secondi anche questo è pulito. Ok, passati 5 minuti e adesso vediamo se il prodotto praticamente fa andare via tutto lo sporco che ho nel forno. Gli diamo una passata, praticamente così.
questo è il risultato. Ovviamente le macchie che ci sono non può levarle via perché sono da tanto che sono lì, per cui resteranno lì e diciamo che può pulire ma non levare, diciamo, via queste macchie qui. Comunque è pulito. Adesso metto su le griglie e può anche, cioè si può pulire anche le griglie con il Suma Grill. Va bene anche per le griglie. Io vabbè non le passo perché tanto diciamo che le abbiamo già pulite. Allora, ovviamente questo forno si può pulire anche facendolo andare. Praticamente, a parte che ve lo farò vedere in un altro video perché sennò questo video dura troppo, però se voi mettete così, dove ci sono queste goccioline, sia qua che qua, adesso lo spengo perché sennò mi salta tutto, dato che c'ho la lavatrice che va, mi salta col forno. Per cui se mettete dove ci sono le goccioline tutte e tre, come questo, in poche parole, pulisce il forno dentro. Lo fate andare e pulisce il forno dentro. Questo lo voglio far vedere in un altro video, anche come funziona, diciamo, il forno, perché questo è il forno della Whirlpool. E volevo vedere, cioè volevo farvi vedere sia che pulisce e sia ovviamente che puoi cucinare le pizze, in poche parole. E questo ve lo farò vedere però più avanti in un altro video. Volevo solo farvi vedere praticamente la pulizia e i prodotti che puoi usare per pulire il forno. Allora, ovviamente il forno era già pulito perché giustamente mi ero dimenticata poi di registrare quando dovevo pulire veramente il forno, però vi assicuro che questo è una bomba perché veramente pulisce il forno e tutto quello che diciamo quando cuciniamo lascia giù il grasso e robe varie. Ovviamente ve lo farò vedere anche in un prossimo video o nel vlog, vi farò vedere il prima e il dopo, perché questo video è di più per farvi vedere i prodotti, se sono buoni, se quali prodotti posso usare per il forno, come pulire il forno. In un video come si deve, non che vi faccio vedere 50.000 prodotti. Se volete vi faccio vedere come veramente pulisce il forno. Qui era solo per testare, per farvi vedere come si usa e come pulisce, però vi assicuro che pulisce e ottimo. Ovviamente qua sull'etichetta c'è scritto pericolo, prova gravi ostioni cutanee e gravi lesioni oculari. Praticamente corrosivo per le vie respiratorie, può essere corrosivo per i metalli. Qui c'è scritto così, per cui per quello che io vi ho detto prima che è leggermente potente e dobbiamo stare attenti perché appena lo lasciate agire c'è questo odore forte che meglio stare lontani che vicini quando ci si spruzza il prodotto e anche per farlo agire, in poche parole. Questi erano i prodotti che volevo farvi vedere di come ovviamente puliscono il forno, tipo una recensione diversa e farvi ovviamente capire che l'unico prodotto buono
che ho provato è questo qua, su Magrill, che lo potete trovare, credo, anche su internet. E costa un pochettino. Spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso. Fatemi sapere che prodotti usate voi e se avete usato questi prodotti che vi ho fatto vedere. Fatemi sapere anche se vi interessa e lo volete comprare. Ovviamente non è una sponsorizzazione, ma solo per curiosità mia. E niente, io vi ricordo lo stesso di iscrivervi al canale, lasciarmi un like, così farò un altro video come questo, di questa tipologia. Ci vediamo al prossimo video, che è meglio. Ciao!